No, questo è un artista, beh, lui viene da Pietrasanta, una formazione classica, è laureato in filosofia, è un figlio d'arte perché il nonno era scultore e lui si cimenta con queste opere legate al mito del classicismo, però presenta per la prima volta, come sua nuova produzione, li presenta al Marca, queste sculture dedicate o ispirate all'arte africana. Vedrete nel corso delle circa 30 opere che vengono presentate una serie di opere ispirate all'arte africana. Operazione, tra parentesi, tra l'altro molto coraggiosa, perché prima di lui l'hanno fatto mostre sacre della scultura, da Brancusi a Picasso. E cambiare anche ricerca, passando da una ricerca ormai consolidata con delle sculture che piacciono al grande pubblico, ad una ricerca su una nuova ispirazione poetica, è sempre un rischio. La bravura e la grandezza di questo artista è data dal fatto che lui non si limita a lavorare solo il marmo, ma sperimenta tutti i tipi di pietre, anche pietre che possono presentare dei difetti nella lavorazione, quali il calcare, l'onice ed altre pietre che vedrete, e quindi fa degli eventuali difetti delle opere che possono spuntare lavorando dei punti di forza della sua ricerca. Beh, questo parte da una citazione che dice non conservare le ceneri ma mantenere vivo il fuoco, quindi attaccarsi ad una tradizione che viene dal passato ma che in realtà è sempre molto viva. Io porto avanti questa ricerca legata al classicismo perché provengo da una famiglia di scultori, da Pietrasanta, e porto quella scultura che si fa in quel territorio, ovvero veneri, piuttosto che culture sacre. Ho avuto un nonno che mi ha lasciato una gipsoteca e da questa gipsoteca io attingo a modelli che poi reinterpreto con materiali mai utilizzati in scultura. In questo progetto ho voluto, diciamo, portare un qualcosa in più a quella che era la mia ricerca, che è legata comunque sempre a quelle che sono le mie passioni, la geologia, l'archeologia, la storia, e ho voluto creare questa commistione che trovo molto rappresentativa del tempo di oggi fra il classicismo e l'arte africana, che anch'essa comunque ha una matrice classica.